intanto è chiaro che nell'attività dell'arcipesca è un'attività più ampia, anche per territorio, che va nel controllo dei fiumi, che parte dal confine della regione tra la Toscana e l'Umbria e poi va a finire fino a Terni, fino al confine con Terni. Il Topino, nelle sue sorgenti, è stata prelevata l'acqua potabile che è stata portata a Perugia fino a Magione. I Folignati, che stanno sul Topino, bevono l'acqua dei pozzi. Cioè, su sta cosa, voglio dire, noi come arcipesca l'abbiamo affrontata diverse volte. È chiaro che i cittadini invece se ne accorgono proprio nel momento in cui, e dico questo perché molto spesso si cade nell'indifferenza dei problemi, nel momento in cui c'è la siccità del fiume, che allora si vedono la moria dei pesci, si sente la puzza del letto del fiume, no? L'animale che c'è, cioè tutta questa decisione. E qui poi si creano i famosi comitati. Io credo che un'associazione come la nostra, che sta sul campo tutti i giorni, abbiamo fatto la battaglia per le centraline del Menotre. Noi non diciamo come associazione che l'energia pulita non ci piace, anzi, figuriamoci, ma non può essere fatta a tutti i costi. Cioè bisogna tirare fuori quanta energia più possibile salvaguardando il letto del fiume. Ma se asciugiamo il fiume, perché l'acqua la prelevamo tutte per i canali che vanno dentro le centraline, è chiaro che se fa un danno all'ecosistema, un danno alla collettività. E anche qui abbiamo scritto alla Procura della Repubblica, abbiamo scritto alla Regione, abbiamo scritto ai sindaci, abbiamo scritto a tutti. Questi sono problemi che diventano reali. L'indifferenza della gente, che poi magari ci accorgiamo, perché qui le guardie nostre che girano, che abbiamo gente, pur non avendo contributi di sorta, che tutti i giorni vanno in giro lungo i fiumi e si accorgono che lì sta l'inquinamento e si accorgono che lì ci sta una discarica che si è creata poco prima, magari. Cioè, se denunciano queste cose, lo diciamo al comune, lo diciamo a chi per loro, non ci stanno i soldi, il resto non si può andare a rimuovere. Ci rendiamo conto? Quindi c'è questa condizione. Ora è chiaro che il problema esiste, bisogna ricreare quelle condizioni per riportare l'attenzione, quantomeno ai nostri politici, cioè i politici di tutti, quindi anche i miei, a una maggiore attenzione su questo problema, perché poi noi ci lamentiamo di un ambiente, no? Ci accorgiamo che l'ambiente è diventato tutta una catastrofe, soprattutto nei periodi dove piove parecchio. Allora, se passa un terremoto, vabbè, spiana, arriva la parecchia acqua e frana tutto. Perché? Domandiamocelo perché, no? Quindi anche qui, voglio dire, ci vuole che l'opinione pubblica reinizi. Io credo che sia necessario questa cosa. L'arcipesca è a disposizione. L'arcipesca è a disposizione su questo, tentando di parlare lo stesso linguaggio o far capire che noi abbiamo un linguaggio solo a tutela dell'ambiente, non altri. E quindi non abbiamo altri compromessi, solo su questo possiamo confrontarci. Grazie.